Artaserse è un'opera barocca scritta dal grande Pietro Metastasio e musicata da un musicista tedesco amico di Metastasio, tale Hasse. Il libretto di Metastasio racconta la storia complicata di una congiura di palazzo dove viene ucciso lo scià di Persia, il re di Persia, Serse. Signore, Arbace, dammi il tuo ferro! Tan, 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 tan! C'è bisogno di dare ritmo alla storia qui. E il pubblico dice, chi è questo qua? Chi è questa signora? Poi quando veniamo a scoprire che sei suo padre, una donna, pensa il pubblico quante cose pensa. Dice, perché un uomo canta da donna? Perché una donna canta da uomo? Non si capisce più. È la bellezza del barocco, vai. Figlio Arbace! Oggi nascondi quel sangue d'ogni sguardo. Artabano è il capo delle guardie, diciamo, generale, generale dell'esercito del re. E il figlio del generale dell'esercito del re si è innamorato della figlia del re. Questo non è possibile, perché la figlia del re deve sposare un principe, non può sposare un volgare soldato. E allora questo ragazzo viene bandito dalla reggia appena il padre, il re, scopre che la sua figlia amoreggia con questo signore. Mia principessa, addio. Allungami, attento, quando dici addio, me lo fai con 5 i e addio, in modo che il pubblico si metta a piangere, e non la baci più, se no non riesci più ad andare via. Sullo sfondo di questa lotta politica viene raccontata la storia più importante, che però è una storia, diciamo, secondaria, la storia d'amore, di sentimenti di questi giovani che sono implicati dentro questa vicenda molto complicata, ma che ha la tensione di un giallo. È una tale offesa essere bandito dalla propria terra che il padre perde la testa e uccide il re e fa cadere la colpa di questa uccisione sul figlio. Parla, dimmi, dimmi che fu. Sei vendicato, Serse morì per questa manna. Che dici? Che sento? Che facesti? Ha un piano, uccidere anche i due figli del re e mettere sul trono il figlio che, diventando re, può coronare il suo sogno d'amore. Siamo nella pura follia, ma barocco vuol dire pazzo. Il termine barocco viene dalla perla barocca, la perla pazza. Per cui il barocco è lo stile folle, lo stile mostruoso, quello che si mostra, lo stile demonico. Quando c'hai questi oh, sono tutti dolori, ma fisicamente, il tuo corpo già lo hai fatto. Sono così. Dolori. Capito? Immagina di essere scolpito dal Borromini, dal Bernini. Capito? Di essere una figura dell'Aocoonte, eh?
Sai che cosa vuol dire prendere la spada? Vuol dire sì, papà, mi prendo io la colpa del delitto tuo. Il ruolo di Arbace è stato scritto per Farinelli, che era un castrato che aveva un'estensione vocale molto lunga, dai gravi agli acuti. Stiamo parlando del 1700, allora qui in Italia nasce questa specie di fascino per questi castrati, no? Questi bambini che erano fatto questa operazione per rimanere con la voce bianca. Nel caso mio, io mi chiamo controtenore perché il nome, diciamo, che oggi si usa il nome generale per questi tipi di voce, così la gente capisce. Ma dopo, se devo parlare in qual registro io canto, diciamo, sarebbe quello simile al registro di un mezzo soprano. Caratterizzata quest'epoca dalla presenza di personaggi che noi non possiamo ripetere, che sono i castrati, gli evirati cantor, i quali realizzano in maniera mostruosa, se vogliamo, il mito platonico dei due sessi in uno. Soltanto che nel mito platonico gli androgini sono maschi e femmine, invece realizzati dall'uomo diventano dei mostri che non sono né maschi né femmine, ma sono un'opera d'arte, che in qualche modo rappresentano come un'opera d'arte i due sessi. Non mi piace, non è... Ombra cara, non è un Di Felice Terea, non è quella roba lì, capito? Ombra cara. Paura, brava, con questa mano più aperta. Ombra cara, il diletto. Lo senti che c'è l'Amleto pure sotto? Il mio gran genitore. Sono divisa e dilaniata dall'amore che provo per Arbace, che comunque non è un nobile ma è un vassallo, e quindi anche questo, diciamo, mi complica un po' il rapporto con lui. Sono divisa tra questo e tra l'amore filiale, ovviamente, tra il rispetto che devo alla morte di mio padre e al fatto che lui è stato accusato di tale morte. La prima esecuzione in tempi moderni dell'edizione del 1730, quindi già questo dà un senso alla presenza di quest'opera all'interno di un festival così specialistico quale quello di Martina Franca. È molto interessante la partitura perché permette proprio di vedere quello che costituiva l'aspetto più importante di queste partiture, questo aspetto virtuosistico. Diventa una sequenza di arie all'interno delle quali ogni interprete cerca di mettere a frutto e di ostentare il proprio virtuosismo. Ti
Io ho iniziato la mia carriera musicista, diciamo, dal clavicembalo, e quando affronto questo repertorio amo tornare alle mie origini e penso, mi piace anche tornare al fatto di questo artigianato del fare musica del Settecento, quindi mi piace improvvisare dalla partitura, suonare recitativi e suonare anche le arie. Io mi diverto e penso che si torni a questo aspetto cameristico anche del far musica con le persone che mi stanno attorno, e quindi non mettermi sul podio, ma proprio e anche dialogare con i cantanti, con gli sguardi. Un, due, questa qui è quella, è l'unica area che parte veloce con un quarto di levare, sono sempre tattam, è l'unica, per quello che ci si confonde anche. Un'altra aria con il padre dopo, anche dove il padre ha un momento di debolezza e fa come un addio al suo figlio e gli dà un abbraccio, che è forse uno dei momenti più belli dell'opera, più forti in questa relazione padre-figlio, no? Scusa un attimo, Franco. Allora, qui ci sono, sapete, quelle aree che stiamo cercando di trovare un colore particolare, questa è una di quelle, quindi già all'inizio non possiamo fare tin tira, tira, perché è come se iniziassimo e interrompiamo subito tin tira, tira. Dobbiamo troppo, e le articolazioni vanno un pochino tutte ridotte per avere anche la linea. Quindi si mantiene l'articolazione, ma dobbiamo trovare anche la linea, non solo le articolazioni. Proviamo? Deve essere magico l'inizio. Più i castrati, chi canta la parte dei castrati, o dei controtenori che cantano una specie di falsettone, oppure dei contralti che sono donne, e quindi la loro, diciamo, vocalità è una vocalità estrema, e quindi è molto difficile in quella tessitura così estrema da castrato che non c'è più riuscire a fare quelle note. Oh caro figlio, oh caro Arpace, perdona il mio rossore, perdona il mio rossore. Svenami, sì, svenami, svenami, oh figlio. Ma
che maneggio al mio rimorso ancora il figlio vive. C'è lo strazio del padre allucinato, ha delle allucinazioni, vede il figlio decapitato, perché lui in quel momento lo ha mandato a morte, ha firmato la condanna a morte del figlio, sapendo poi di poterlo salvare, però in quel momento ha questi fantasmi di questo figlio che gli si avvicinano col capotronco, e quindi alla fine si rende conto che è un sogno, un incubo, e però vede il pallido sole, torbido cielo, minaccia, morte. Torbido il cielo, minaccia, pallido il sole, morte prevarà, tutto mi ispira rimorso e dolor, rimorso e dolor, tutto mi ispira rimorso e dolor, rimorso e dolor. Perfetto. Serse, è diventato re in un modo del tutto inaspettato e così giovane, si ritrova in questa situazione particolare di instabilità, e la cosa si complica ulteriormente quando tutte le prove sembrano incolpare Arbace, che era comunque il migliore amico e il più fedele amico sin dall'infanzia dello stesso Artaserse. È bellissimo, scusa, è bellissima questa cosa, dagli la mano. Grazie. No, l'altra, hai un piede sola? Rimani su, guarda. Pensa che io faccio questo per te, solo per te. Sono il re di Persia, lo faccio solo per te. Bello intenso, eh? Vai. Pensa che l'amor mio t'offre la mia dono. Sovvengati chi io sono, il tuo liberator. Sovvengati chi io sono, il tuo liberator. E dopo c'è la tipicaria di coloratura, diciamo l'area di bravura, nell'ultimo atto, dove dal fatto che Artaserse non vuole mai che il suo amico Arbace venga condannato, cerca di salvarlo anche e va nel carcere e dice vai, scappa, non c'è, tu vai, dopo si vede come si fa. Allora Arbace canta un'aria facendo un parangone con un pastorello che fugge. Ti sei organizzato il tempo qui, quando arrivi la prima parte di questo virtuosismo, perché si tratta di virtuosismo, lo fai nel luogo del virtuosismo. Va bene? Parto, pastorella, pastorella.
invece nel terzo atto quest'aria Parto col pastorello ed è interessantissimo vedere non solo il virtuosismo dovuto alla coloratura, ma anche alla tessitura. La tessitura di Arbace è estremamente vasta. Quindi si capisce dal tipo di scrittura quali erano le qualità vocali di Farinelli. È micidiale questo. 80.000 notti. E poi te ne vai, se ce la fai così. Il problema dei recitativi è che appunto si chiamano recitativi. Mentre una volta si dava più importanza all'attore, al recitare, a un certo momento sono diventati cantanti e quindi si è data più importanza al canto, all'emissione, alla gola, come tenere la posizione, per cui a un certo momento, io non so come cantassero una volta, so come cantano oggi, e la difficoltà dei cantanti è proprio quella di recitare. Voci, parti da me! No, oh, moderna, moderna, fai finta, guarda che non hai delle crinoline, Taci, parti da me, okay. Norma, vera, vera, col tuo corpo di oggi devi cantare, non con un corpo che imita il corpo di ieri. Taci, parti da me, io parto e taccia, finché vita mi resta sempre intorno m'avrai, sempre fortuna rendere i giorni tuoi, voglio infelici, e quando verrai tanti nemici. Quando un libretto ha successo in quel periodo viene ripreso da numerosissimi musicisti, quindi abbiamo Gluck, abbiamo Galuppi, abbiamo Paisiello, Cimarosa, tutti riprendono questo libretto. Tutto è dovuto alla qualità dei versi di Metastasio, perché presentano un rigore, un'eleganza, una proprietà che non si avverte sempre all'interno dei libretti dell'epoca. Questo porta sicuramente un valore aggiunto a quest'opera. Ecco, però è un O che non deve essere oh, deve essere un oh, ti deve sfuggire, capito? Stai morendo, vai. Ah, cadi, cadi, cadi. Cadi, ah, non so. Qua si parla. Quello che ti trattiene, puoi che resta. Hai capito? Hai capito? È questa perdita di forze per la quale lui capisce che tu lo ami. Quello che ti trattiene, qualche segno d'amore. Crudel che brami, puoi vedermi arrossir. Salva ti fuggi, non affliggermi più. Tu ami ancora, se questo segno a compaterti arrivi. No, qui, staccati. Non credere. No, vai. Non crederlo, amore. Attenzione, attenzione, attenzione. Sì, siamo sempre nella grande difficoltà di questo personaggio che dice una cosa provandone un'altra, No, non lo credere, amore. E qui ti pieghi. Perché sei una cantante rock. Tu vai ancora, se questo segno a compatermi arrivi. No, non crederlo, amore, ma fuggi. Il duetto con Arbace alla fine dell'opera è uno dei momenti più aulici dell'opera stessa, è fantastico, è scritto benissimo, è veramente dà molta soddisfazione nonostante la tessitura per me non sia molto comoda. Oddio, che Arbace
Barbace viene imprigionato, viene condannato a morte. Gli chiedono se lui ha veramente ucciso Serse, ma lui si dichiara sempre innocente. Dacci una prova, ma lui non può dare la prova, perché la prova vorrebbe dire accusare il padre e mandare a morte il padre. Va bene, giuralo, giuralo sulla sacra coppa. E lui prende quella coppa destinata al re che il padre aveva avvelenato e dice: ecco, io giuro sulla coppa e bevo, possa trasformarsi in veleno se la mia parola è una parola di menzogna. Sono pronto! Quando sta per bere, il padre Artabano dice: fermati, è veleno, e svela tutto. Ferma! È veleno! Che sento? Matteo! Perché finora tacerlo? Perché te la prestai! Ma dal furore contro di me! Dissimular non giova, già mi tradì l'amor di padre! Io fui di Serse l'uccisor! Questa storia è anche, diciamo, una storia di formazione, dove un giovanetto, un ragazzo imberbe e insicuro, timido, cresce fino a dare un giudizio così giusto, senza vendetta. Perdona colui che gli ha ucciso il padre soltanto perché il figlio vorrebbe immolarsi per lui. Rasciuga quel generoso pianto, anima bella, chi resisterti può? Viva Artabano, ma viva almeno in doloroso esilio. Capisce che questo delitto è un delitto per amore e lo perdona, anche se lo deve bandire fuori dalla reggia. Il testo, Metastasio è un genio, quindi il testo è un testo straordinario. Diamo il senso proprio dell'uno, molto. Thank you.